Alla scadenza del contratto di affitto, il padrone di casa ti ha imposto un aumento del canone, una parte della quale dovrai versarla in nero e l'altra regolarmente. Tu gli hai detto che non sei disposto a pagare di più e lui per tutta risposta ti ha minacciato. Allora disdico il contratto. A te sembra una minaccia bella e buona. Lo puoi denunciare? Stai a sentire cosa ha detto riguardo la Cassazione. La facoltà di disdettare l'affitto 6 mesi prima del rinnovo automatico è un diritto sia del padrone di casa che dell'inquilino. Non va motivata. Non si può pertanto imporre al proprietario di rinnovare l'affitto se l'inquilino non accetta le nuove condizioni, ossia firmare un nuovo contratto con un canone più alto. Bene. Poiché la minaccia di far valere un proprio diritto, che nella specie è la disdetta dell'affitto, non è un reato, l'inquilino non può farci nulla. Non può cioè denunciare il padrone di casa. Il fatto poi di utilizzare un linguaggio forte che non pone sul tavolo delle trattative alcuna alternativa rispetto all'accettazione delle diverse condizioni contrattuali, rispetto alla risoluzione del rapporto, non può considerarsi una minaccia, e ciò per la fin troppo ovvia considerazione che la minaccia pone come alternativa il dover subire un male ingiusto, che nella specie non sussiste, visto che disdettare l'affitto è un diritto. Dire all'inquilino se le cose non ti stanno bene te ne vai non è quindi reato e il comportamento del padrone di casa non può essere passibile di denuncia. Questa è la legge.